È la differenza tra bene e male che delimita la vita morale. Ma è l'uomo, il singolo individuo, che sceglie ogni volta. Il diritto ha come obiettivo la tutela del bene della vita. Per questo il codice civile rappresenta il più vasto catalogo dei diritti dell'uomo e dell'individuo. Per quanto riguarda il codice penale, la traiettoria è sempre dalla norma al valore della vita che il diritto protegge. La vita sociale la state distruggendo a mano armata. Ha ragione! Che cosa ci dice dei morti ammazzati in Piazza Fontana? Di Brescia, dell'Italicus, di tutto il terrore che avete fatto! Assassini! Assassini! Andate fuori, dai! Maresciallo Leonardi, no. La lasci parlare, ha tutto il diritto. Prego, signorina. Siete al governo da sempre e quindi siete complici delle stragi! Lei sta parlando di fatti gravissimi che hanno sottoposto il paese al rischio di una deviazione incostituzionale. E se questo non è accaduto è anche, soprattutto grazie alla presenza delle grandi masse popolari, alla loro vigilanza, non ultime quelle di orientamento cattolico. Per quello che riguarda noi democristiani, siamo al governo, perché gli elettori ci hanno votati. Il giorno che non ci vorranno più, noi ce ne andremo. Ma se siete attaccati alle poltrone, non sapete nulla della condizione di noi studenti lavoratori! Adesso basta, professore, hanno parlato, ve ne potete andare, per favore? No, per favore, per favore. Hanno ragione, è vero, spesso la classe politica di questo paese vive distaccata dalla società. È vero, è come chiusa dentro una torre d'avorio, ecco. Per quello che mi riguarda, cerco di vivere dentro la società. Quanto costa un biglietto dell'autobus, professore? 200 lire. La corsa singola. E un chilo di pasta? Beh, 600, 650, dipende dalla marca. No, e ogni tanto, sa, cucino da me. Riprendiamo, eh? Aldo Moro faceva lezione 3 volte alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, e non ha mai saltato una lezione. Al termine della lezione lui rimaneva almeno un'ora, un'ora e mezza, a volte 2 ore, con noi a chiacchierare di tutto. Beh, questa è la parte più interessante del Moro professore, perché lo rende docente un po' come era Socrate, no? Che si fermava con i suoi studenti, o perlomeno noi così lo vedevamo. Parlavamo di cinema, della nostra vita. Non avevamo l'idea di stare parlando con una persona importante, con un politico. No, questo era il nostro professore, basta. Francesca, ti decidi a dare questo esame? Ho ancora bisogno di un po' di tempo, professore. Sono una perfezionista, lo sa. Emilio, sei sopravvissuto a tutti i libri che ti ho dato da leggere? Sì, sono riuscito. Grazie comunque. Il secchione. Riccardo, tra una partita di tennis e l'altra, trova il tempo di leggere questo. Ho fatto delle note a margine. Ah, grazie, professore. Vedrà che recupererò. Vedrà che recupererò. Ma che ve ridete voi? È secondo te? Buongiorno. Salve. È stato molto costruttivo il colloquio di prima. A me è sembrato più un monologo. Ha parlato solo lei. Almeno questo non potete ancora impedirmelo. Mi scusi, presidente, dobbiamo andare. Sì. Buona giornata. Una mattina ci furono degli scontri tra studenti di giurisprudenza, che notoriamente tendono a destra, e studenti di scienze politiche che sono dall'altra parte. Era un scontro fisico. E io mi preoccupai perché Moro doveva passare per entrare. Ho detto forse è più opportuno che facciamo il giro da dietro, che c'era un altro ingresso. E lui guardò questi qui e dice no, perché ci hanno visto e non possiamo farci vedere arretrare. E andò avanti, in effetti non successe niente, era una valutazione giusta, gli studenti si fermarono, addirittura fecero passare. Buongiorno, signorina.
Buongiorno. Buongiorno. L'ho riconosciuta in una foto pubblicata da Lotta Continua durante una manifestazione. Ah, perché lei legge la stampa rivoluzionaria? Anche. Ogni contestazione va, se non accolta, perlomeno compresa, purché non facciate uso della violenza. È uno degli argomenti che tratterò oggi. Se vuole venire a sentire, mi farà molto piacere. Ah, non parla solo di diritto. Diritto? Diritti. Anche di quelli non riconosciuti a voi giovani. Comunque, se vuole venire a sentire, mi farà piacere. L'unico rischio che corre è quello di addormentarsi. Buona giornata. Ogni volta che qualche studente si avvicinava per chiedere spiegazioni, qualcosa, era proprio il suo atteggiamento, era proprio, non so, la sua postura, come si poneva, insomma, nei confronti dell'interlocutore, che facevano proprio capire che lui faceva suo il quesito che gli veniva posto, e lo faceva con questa sua dolcezza e questa sua sensibilità. Domani mattina interverrò al Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana. Terrò un discorso che mi riguarda. Dirò che il fatto che voi ragazzi non vi riconosciate in questa società mette in crisi il nostro ruolo. Che faccia tosta? Non era quella dell'altro giorno? Faccia casino. Voi ragazzi siete al centro della storia. Ed è da questo grande desiderio di cambiamento, da questo vostro travaglio doloroso, che può nascere davvero l'idea di una nuova umanità. Ma consentitemi di dire che il problema non può essere solo sociale, ma anche spirituale. La classe politica, noi politici, dobbiamo capire ancora molte cose. Dobbiamo essere in grado di accompagnare questo vostro desiderio di cambiamento. Niente di quel che è umano ci può essere estraneo.